Complimenti a Omar per l'organizzazione di un evento che mette insieme molti interlocutori della sanità e penso che questo premio rispecchi un po' il concetto di condivisione, no? Perché quando ci si trova affetti da malattie rare, intanto oggi ho scoperto perché si chiamano pazienti, perché bisogna avere veramente tanta pazienza. Questa è una cosa molto interessante. Comunque, quando ci si trova ad essere dei pazienti affetti da malattie rare, bisogna cercare di mettere insieme le forze, rendersi conto che non si è soli e risolvere problemi che possono partire dall'assistenza domiciliare, ma anche semplicemente il fatto che in alcune malattie genetiche il proprio figlio è curato da un pediatra che sta magari a 200 km dalla propria casa perché le competenze risiedono in un'altra regione o in un'altra città. Perché Amicus Therapeutics supporta un premio di questo genere? Perché è nel DNA strategico dell'azienda. Amicus è un'azienda estremamente giovane, per pura coincidenza all'età di IAF. Siamo stati creati a gennaio di quest'anno in Italia. Ha una storia molto più lunga in termini di ricerca e sviluppo. Amicus è stata una biotech molto particolare perché per 10 anni ha fatto ricerca e sviluppo supportata da grandi aziende farmaceutiche che poi non hanno avuto la pazienza e loro sì che non hanno, mo hanno mollato, purtroppo per loro, perché gli investitori istituzionali hanno creduto in questa azienda e oggi abbiamo ottenuto l'autorizzazione da parte dell'EMA di un farmaco per la malattia di Fabry. E ci aspettiamo presto di averlo anche in Italia. In realtà Amicus sta studiando anche, ha uno studio in fase 3 in epidemia sguellosa e uno studio in fase 2 nella malattia di Pompe, quindi come dicevo ha un DNA malattie rare, ma molto di più un DNA di condivisione. Io sono stato sorpreso da questa azienda perché quasi ormai mensilmente organizza videoconference con associazioni di pazienti di malattie che noi non trattiamo ancora o addirittura di cui non esistono terapie, perché il nostro presidente americano ha deciso strategicamente di far partecipare le associazioni di pazienti al percorso strategico di sviluppo clinico dei nuovi farmaci. Questa scelta purtroppo è stata fatta per questioni personali, perché John Crowley è sia imprenditore che padre di due bambine con una malattia rara e questo gli ha fatto vedere il mondo farmaceutico in modo diverso. Mi viene da questo Meryl Streep, quando ha scoperto di far parte del mondo malattie rare, ha capito che poteva fare business, come si dice, in modo completamente diverso. E quindi questa compenetrazione totale con le associazioni di pazienti e quindi con tutti coloro che ci stanno intorno, perché le associazioni di pazienti non rappresentano soltanto delle persone malate di malattie rare, ma anche i familiari o chi sta attorno a queste persone che devono aiutare. Ho visto nel video Alessandro deve essere accompagnato dal padre per portare la figlia a scuola, quindi c'è una pervasione totale di questa tipologia di malattie. Quindi John Crowley ha deciso strategicamente, condiviso con gli investitori istituzionali e con la borsa americana, l'idea di far partecipare le associazioni dei pazienti nella fase di sviluppo preclinico per capire esattamente quali sono i bisogni terapeutici. Questo ha permesso di realizzare oggi un farmaco, ma ci aspettiamo nei prossimi anni altri farmaci per cercare di soddisfare dei bisogni dei pazienti. Nel mondo farmaceutico io sono stato abituato a dire e sentir dire unmet medical need. In realtà bisognerebbe mettere la parola paziente, o meglio persone malate di malattie rare all'interno di questo bisogno, perché spesso il bisogno è poter fare una diagnosi, come abbiamo sentito stamattina, oppure riuscire ad essere assistiti in modo logistico più intelligente, come sempre abbiamo sentito,
o più efficace quando all'interno della stessa famiglia ci sono persone che sono seguite da clinici diversi, addirittura in regioni diverse. Quindi mi è venuto spontaneo partecipare attivamente a questa organizzazione e premiare IAF che ha tutto il merito di aver condiviso, quindi messo insieme due associazioni differenti e che so che sta lavorando molto attivamente per cercare di accelerare i processi di creazione della startup di un'associazione di pazienti. È una cosa un po' particolare, ma in effetti è così, che richiede un'energia enorme